Dirigente d'azienda di grande esperienza da Lice all'Italfer, Riccardo Monti illustra una serie di proposte per il rilancio del Sud per consentire il salto di qualità all'Italia. Il servizio di Giuseppe De Caro. È una visione pragmaticamente ottimista della questione meridionale, quella che emerge dal libro Sud perché no, del presidente del gruppo Italfer di Ferrovie dello Stato Riccardo Maria Monti, edito dalla Terza e presentato all'Unione Industriali di Napoli. C'è da fare una premessa fondamentale: fra il Mezzogiorno e il resto d'Italia c'è il più grande squilibrio territoriale d'Europa, ma per la prima volta, secondo l'imprenditore, c'è un'opportunità concreta di far ripartire il Sud, un'opportunità da cogliere immediatamente prima che la demografia è il colpo di grazia ai nostri territori. Monti, nel suo volume, propone alcune azioni che dice sono sostenibili sia politicamente sia finanziariamente e, se rese operative per almeno 5 anni, possono assicurare un cambio di passo decisivo al meridione. Il piano infrastrutture degno di questo nome è fondamentale estendere al tempo, rinforzare la decontribuzione delle assunzioni. Sicuramente c'è bisogno di accelerare sul programma delle ZES e c'è bisogno di programmi straordinari su alcune filiere come ricerca e innovazione e come agricoltura, e poi fare qualcosa dedicato alla demografia, che è il grande problema del Sud in questi anni. Parlava Monti delle ZES, le zone economiche speciali, che aiuterebbero il Sud a popolarsi di aziende. La regione Campania le ha già individuate. Le ZES tendono a sburocratizzare e rendere la logistica migliore per agganciare le catene del valore, quindi per esportare di più. Io personalmente mi aspetto molto alle ZES, anche se, come spesso avviene, il diavolo è nei dettagli e quindi i decreti attuativi e le modalità realizzative faranno la differenza.